Come sempre abbiamo preso qualche minuto di tempo per permettere a tutti di accedere e ora possiamo cominciare anche il nostro webinar. Allora, come vi dicevo, oggi siamo alla quarta tappa, il tema è lo sguardo sempre degli altri, l'immagine dell'Unione Europea in Cina e in Russia. Come sempre, poi vi do qualche indicazione operativa prima di cominciare questa puntata. Innanzitutto volevo ricordarvi che diciamo, sono in tutto 15 webinar. Abbiamo cominciato il 10 marzo e termineremo il 23 giugno. Oltre a questo, diciamo, blocco di webinar storici, poi tratteremo anche altri temi che sono il Green Deal europeo, il PNRR, l'Europa digitale e anche le fonti di informazione e finanziamenti europei. In alcuni di questi webinar avremo anche appunto dei funzionari della Commissione europea, sia che si collegheranno sia da Bruxelles che da Roma. Possono chiaramente partecipare all'elezione tutti i cittadini che sono interessati e come sempre vi ricordavo, potete iscrivervi anche a singoli eventi, non siete obbligati a partecipare a tutte le puntate. Così come vi ricordo che sia la registrazione del webinar che le slide che vengono proiettate durante ogni webinar sono poi messe a disposizione dopo il webinar, qualche giorno dopo, sulla pagina che avete utilizzato per registrarvi alla lezione. Chiaramente poi per ulteriori informazioni potete sempre contattare i centri Europe Direct coinvolti nelle lezioni di Europa, che vi ricordo sono il centro Europe Direct Roma Innovazione, di cui sono la coordinatrice operativa presso il Forum SPA, il centro Europe Direct dell'Università di Siena, che in qualche modo è l'ideatore di questo format, il centro Europe Direct di Trapani Sicilia e il centro Europe Direct dell'Università Roma 3. L'attestato di iscrizione, questo è un tema delicato perché noi veniamo in genere bombardati da mail dopo il webinar. Vi ricordo che l'attestato di iscrizione lo ricevete qualche giorno dopo che si è tenuto il webinar, questo perché noi dobbiamo attestare le vostre presenze. Siccome siete numerosi, in realtà è un'operazione che richiede un po' di tempo. Dopo che avete ricevuto la mail da parte del nostro staff, dovrete compilare il questionario di valutazione e soltanto dopo potrete scaricare il certificato di iscrizione. Vi devo dire una cosa, che l'attestato viene inviato soltanto a chi ha fruito di almeno della metà delle ore di durata del webinar e cortesemente non registratevi con nome di fantasia oppure con numeri, perché in tal caso diventa impossibile da parte del nostro staff riuscire a identificare e ad abbinare il nome di fantasia con la mail e quindi questo non ci consente neanche di poter attestare la vostra iscrizione. Quindi ricordatevi, dateci qualche giorno di tempo e ricordatevi di utilizzare nome e cognome per esteso. Vi ricordo pure che abbiamo ancora un altro appuntamento giovedì prossimo, dove parleremo di allargamento dell'Unione Europea e ai Balcani occidentali. Come sempre l'orario sarà dalle 10 alle 11:30. Oggi invece il tema è molto interessante perché appunto parleremo dell'immagine dell'Unione Europea in Russia e in Cina, che chiaramente in questo momento sono paesi che sono molto al centro dell'attenzione mondiale, e avremo degli illustri esperti che affronteranno, diciamo, questo tema. Il nostro moderatore sarà il professore Daniele Pasquinucci, che è anche dell'Università di Siena, che è anche responsabile dell'intero blocco storico del webinar. La prossima puntata, quella dell'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali, avremo come relatori il dottor Matteo Fornara, che è l'autore del libro Il genio e la tigre, i Balcani, Ferini Coeli e altre storie, e poi avremo il professor Carretta, che è un corrispondente da Bruxelles per Radio Radicale, ma è anche un giornalista del Foglio.
Come sempre vi ricordo anche le pagine dell'Unione Europea dedicate ai rapporti dell'Unione Europea con i paesi asiatici, in questo caso lo strumento di riferimento, o meglio la pagina di riferimento è quella dedicata alla politica di vicinato, dove potete scaricare delle informazioni relative ai rapporti dell'Unione Europea con la Russia. Ma vi ricordo pure che abbiamo come strumento principale di collaborazione di questi paesi lo strumento di cooperazione internazionale di sviluppo e di vicinato, che ora si chiama Global Europe, che è appunto lo strumento finanziario che permette ai paesi dell'Unione Europea di avviare dei progetti con i paesi che oggi sono oggetto del nostro webinar. Vi ricordo pure che ulteriori informazioni le potete trovare sulle pagine web delle delegazioni dell'Unione Europea in Cina e anche della delegazione dell'Unione Europea in Russia, dove appunto potete trovare poi delle tematiche un pochino più specifiche. Vi ricordiamo come sempre la nostra banca dati programmi comunitari, dove potete trovare le informazioni relative a questo strumento di vicinato di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale, così come vi ricordo la pagina bandi, dove potete consultare tutti i bandi che vengono pubblicati nell'ambito dei finanziamenti europei e che può essere consultata partendo da quello più recente a quello man mano che ha una scadenza successiva. Così come vi ricordiamo il nostro punto d'ingresso che è europa.formex.it, dove avete una sezione notizie dove ogni giorno vengono inserite le notizie principali di informazione da Bruxelles, e così come noi abbiamo anche una nostra newsletter mensile. Vi devo dire una cosa: se volete essere informati su tutte le iniziative nostre, ma anche di quelle che organizzeremo in futuro, che tra l'altro molte di queste sono sempre in partenariato con l'Università di Siena e con gli altri partner del progetto, vi ricordo di iscrivervi alla newsletter, in quanto noi non possiamo più inviare gli inviti random così come facevamo una volta, in quanto c'è un problema di privacy, e quindi vi consigliamo di iscrivervi alla newsletter, così dovete dare il consenso a ricevere le informazioni da noi e noi poi possiamo inviarvi diciamo gli inviti a tutte quelle che sono le nostre attività. Ricordatevi che ci potete contattare in qualsiasi momento con la mail europedirect@formex.it. Abbiamo un nostro canale Twitter e YouTube, e tra l'altro sul canale YouTube anche lì vengono pubblicati webinar che teniamo nell'arco dell'anno. Abbiamo uno sportello informativo che in tempo di Covid è online, basta inviarci una mail e fissare un appuntamento. E così come vi ricordo gli altri due focus web, che sono programmicomunitari.formex.it, che è un focus dedicato interamente ai finanziamenti diretti, e poi abbiamo anche un focus, aggiorniamo anche un focus dedicato all'innovazione digitale, che è appunto igov.formex.it. Chiaramente noi i nostri partner hanno anche loro delle pagine web, e informazioni su queste pagine web le trovate sulla pagina di ingresso, sulla pagina che avete utilizzato per iscrivervi a questo webinar. E ora mi taccio e lascio la parola invece al professor Pasquinucci, che come vi dicevo prima sarà anche il moderatore dell'evento. Prego, professor Pasquinucci. Bene, grazie, spero mi sentiate bene. Buongiorno a tutti. Questa è la seconda lezione nell'ambito di un ciclo di interventi dedicati allo sguardo degli altri, ovvero all'immagine dell'Unione Europea in alcune aree e paesi terzi. Ora, comprendere quale sia la rappresentazione esterna dell'Unione Europea è importante per almeno due motivi. Il primo è che il giudizio esterno contribuisce indirettamente a forgiare l'identità dell'Unione Europea, perché quel giudizio partecipa a dare forma alle interrelazioni che l'Unione Europea stabilisce con gli altri, e che sono interrelazioni, per così dire, sociali, oltre che economiche, commerciali, politiche e così via. La seconda ragione è che capire come siamo percepiti dagli altri dovrebbe costituire uno dei criteri per orientare i comportamenti dell'Unione Europea, una volta assunta la sua disponibilità e la sua capacità di ascoltare gli altri. Naturalmente questo solleva tutta una serie di problemi. Il primo piano dell'occhio nel bel video che pubblicizza sui social questa serie di lezioni
non rappresenta solo e soltanto lo sguardo delle classi dirigenti, delle classi politiche, dell'elite, per così dire, dei paesi che abbiamo già analizzato, quelli del Maghreb la settimana scorsa, che analizziamo oggi e che analizzeremo anche nella prossima settimana. Ma quello sguardo vuole rappresentare anche quello delle popolazioni, dei paesi terzi che, per così dire, scrutano l'Unione Europea. Ora, rispetto a quelle popolazioni, rispetto a quelle opinioni pubbliche, l'Unione Europea ha il dovere, se così vogliamo dire, di mostrare attenzione, sensibilità, una sensibilità e un'attenzione vigili, perché la sua attività politica, economica, commerciale, le sue iniziative nell'ambito delle relazioni esterne non solo sono sempre perfettibili, come qualunque iniziativa umana, ma devono e dovranno rispondere sempre a nuove sfide e presumibilmente queste sfide saranno sempre più complicate, impegnative, spesso inattese, come mostra l'esperienza dei giorni nostri. Ora, il giudizio degli altri in questa cornice è importante, perché sovente le scelte compiute dall'Unione hanno un impatto, anche se non sempre immediatamente percettibile, nelle vite delle popolazioni fuori dall'Unione Europea. Allo stesso tempo, l'analisi dello sguardo degli altri, quindi del modo in cui si forgia, altrove l'immagine dell'Unione Europea, pone dei problemi interpretativi anche di metodo, che sono generati dalla necessità di tenere conto dell'ambiente e degli strumenti che quell'ambiente mette a disposizione dei cittadini affinché questi possano forgiare le loro opinioni. L'immagine che l'Unione Europea, che dell'Unione Europea viene resa da donne e uomini che abitano paesi in cui vigono sistemi democratici e quindi è garantita la libertà di stampa, la libertà di accesso alle informazioni, un dibattito pubblico non inquinato, il pluralismo, la libertà di espressione, quella immagine in questi paesi è certamente un elemento prezioso, un dato prezioso per contribuire a comprendere l'azione dell'Unione, laddove questa è carente, dove può essere migliorata e dove invece funziona bene, dove dà risultati positivi. Diverso evidentemente il caso dei cittadini, delle opinioni pubbliche, dei paesi che vivono dove queste libertà non esistono o sono compromesse o limitate. Ed è il caso dei due attori, che possiamo certo definire globali, di cui ci occupiamo oggi. Ora, quando gli organizzatori di Lezioni d'Europa hanno pensato di dedicare un incontro alla Cina e alla Russia, l'invasione dell'Ucraina non era ancora avvenuta, anche se gli echi dei tamburi di guerra erano già abbastanza chiari e cominciavano a farsi sentire. Questa guerra ha portato a piena luce una macchina di misinformazione, di informazione capziosa, se vogliamo essere eufemistici, già da tempo attivata in Russia per offrire ai cittadini di quel paese un'immagine fuorviante dell'Occidente e quindi dell'Unione Europea. C'è forse un punto di svolta in questa strategia informativa del 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea. E non è un caso che nell'anno successivo, nel 2015, il Consiglio europeo, dopo aver condannato l'invasione della Crimea, ha dato incarico all'alto rappresentante dell'Unione Europea di istituire una divisione strategica all'interno del servizio esterno dell'Unione Europea, divisione espressamente dedicata a combattere le fake news russe. E retrospettivamente noi possiamo dire che alcune delle origini dell'attuale guerra in Ucraina si trovano proprio nei fatti del 2014. Prepararla, quella guerra da parte russa, ha implicato offrire ai propri cittadini un'immagine, favorire, diciamo, la diffusione nelle proprie opinioni pubbliche di un'immagine dell'Occidente minaccioso e anche una rappresentazione dell'Unione Europea come di un pericolo, di un nemico, di una minaccia. Ora, un sondaggio commissionato da un centro di ricerca russo, qualificato e indipendente, mostra che nel luglio del 2013 il 64% dei cittadini russi, nel luglio del 2013, il 64% dei cittadini russi aveva un'opinione positiva dell'Unione Europea. Nel febbraio di quest'anno, quindi in coincidenza con l'inizio della guerra, la percentuale è scesa al 37%. E nello stesso periodo di tempo, la percentuale di russi che hanno un'opinione negativa dell'Unione Europea, cioè tra il 2013 e il 2022, è cresciuta dal 24 al 48%.
Un altro sondaggio, sempre dello stesso istituto, rivela che nel settembre del 2020 l'82% dei cittadini russi pensava che il proprio paese avesse dei nemici esterni e nella graduatoria dei nemici l'Unione Europea era al quarto posto, dopo gli Stati Uniti, di gran lunga il paese considerato più pericoloso, l'Ucraina e poi la Gran Bretagna. Ora, di questo ambiente inquinato occorre tener conto quando si parla dell'immagine dell'Unione Europea in questi paesi. A cosa serve allora analizzare l'immagine compromessa dalla misinformazione? Serve comunque perché offre in qualche modo lo specchio rovesciato di quello che l'Unione Europea può far bene, precisamente difendere i valori e i principi su cui si basa, in breve, la democrazia e lo Stato di diritto. Non è un caso, infatti, che proprio quei valori, quei principi costituiscano uno dei principali obiettivi polemici delle fake news russe, e non solo russe, evidentemente. Quei valori, quei principi vengono presentati in modo ingannevole come espressione di una alterità dell'Occidente e quindi dell'Europa, ovvero di una sua inconciliabilità con i valori russi, in quanto i valori europei e occidentali sarebbero decadenti e sostanzialmente immorali. Ora, anche in Cina, l'altro paese di cui parliamo oggi, esistono dei limiti alla libertà di stampa e di formazione di una libera opinione. Qui l'immagine dell'Unione Europea è condizionata da rapporti economici e politici, ma soprattutto economici molto stretti, che intercorrono tra i due attori. Da una parte, entrambi questi attori devono prendere atto della grande importanza che hanno i reciproci scambi commerciali e interessi economici. Dall'altra si assiste negli ultimi tempi a una crescita di tensioni. Nel 2020, oltre ai problemi, alla mancata cooperazione intorno alle origini, a ciò che ha scatenato la pandemia, si sono moltiplicate le campagne di disinformazione e di attacchi, credo si possano chiamare così, della cosiddetta Wolf Diplomacy, promossa dalla Cina. L'anno successivo, il 2021, è stato caratterizzato dalle sanzioni di Pechino contro i parlamentari europei, alcuni parlamentari europei, una sorta di rappresaglia per le misure restrittive che l'Unione Europea ha preso per la repressione degli uiguri, che sono una popolazione, una comunità musulmana che vive in Cina. E il 2021 è stato caratterizzato anche da un embargo commerciale contro la Lituania, un paese dell'Unione Europea, perché la Lituania ha aperto una sua rappresentanza a Taiwan e questo ha suscitato l'irritazione di Pechino. Ora, anche in questo caso, la complessità dei rapporti tra Cina e Unione Europea incide evidentemente sulla percezione che dell'Unione si ha in questo paese. Ora, di tutto questo e di altro ancora ci parleranno più approfonditamente le due relatrici che intervengono oggi. E che vi presento. Lo faccio, ve le presento, non prima però di aver sottolineato un aspetto che vorrei non passasse inosservato, ovvero la cospicua presenza di relatrici al femminile nelle elezioni d'Europa. Ora, il criterio con cui gli organizzatori di elezioni d'Europa selezionano i relatori, le relatrici, è quello della competenza e della conoscenza dei temi di cui parlano. Abbiamo preso atto che la competenza e le conoscenze si incrociano spesso con il genere femminile e ci fa piacere sottolinearlo. Ora, la prima a parlare oggi sarà la professoressa Barbara Onnis, che insegna International Politics of Asia e Contemporary China nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari. La professoressa Onnis ha pubblicato molto sulla Cina e anche sui rapporti tra Cina e Unione Europea, recentemente un articolo proprio su questo tema nella rivista italiana di storia internazionale. È stata recentemente visiting scholar all'Institute for Global Public Policy della Fudan University di Shanghai. È affiliata, tra l'altro, all'Associazione Italiana di Studi Cinesi e alla European Association for Chinese Studies. È quindi la persona giusta per analizzare i rapporti tra Cina e Unione Europea. Io la ringrazio molto per aver accolto il nostro invito, per il tempo che ci dedica e le lascio subito la parola. Prego, Barbara. Molte grazie, professor Pasquinucci, grazie davvero tantissimo a tutti gli organizzatori per questo invito che ho accettato con immenso piacere. Devo dire che parlare di questi argomenti non è mai semplice per i motivi che appunto menzionava nella sua introduzione il professor Pasquinucci. Prima di iniziare vorrei chiedere se
chiara la mia presentazione, se si vede bene. Attiverò la modalità presentazione in modo che sia quanto più chiaro possibile. Vede benissimo. Quindi, ok, perfetto. Quindi dal momento che non c'è moltissimo tempo e ovviamente non voglio togliere del tempo prezioso per eventuali domande per il dibattito, vorrei dirvi che quando mi è stato chiesto di affrontare questo argomento, in effetti mi sono trovata un po' in difficoltà nel tentare di reperire del materiale che fosse quanto più attendibile possibile, per i motivi che menzionava poc'anzi il collega Pasquinucci. Ecco, però poi sono stata fortunata, perché qui vi riporterò il riferimento a due sondaggi di opinione effettuati in Cina tra il 2010 e il 2020 e che contengono delle informazioni molto preziose. Quindi una breve scaletta sui punti principali che toccherò, così per non perdere il filo, quindi la percezione appunto da parte dei cinesi. Pensavo che sarebbe stato più semplice farvi un breve excursus delle relazioni tra Comunità Economica Europea e Unione Europea e Cina dalla metà degli anni 70 a oggi e poi affrontare questo argomento, però voglio entrare subito nel focus dell'argomento che mi è stato proposto e quindi vi parlerò di questa percezione, come emerge da questi due sondaggi di opinione, e quindi affronteremo poi quelle che sono le peculiarità del rapporto tra Pechino e Bruxelles, che sono assolutamente differenti rispetto a quelle che possono esserci tra Mosca e Bruxelles. Quindi vi presenterò un breve excursus delle relazioni tra queste due parti e poi parleremo appunto di quelle che sono le opportunità e sfide, i punti di convergenza e i punti di frizione che però, come dire, nelle considerazioni finali rifletteremo probabilmente anche insieme, se ci saranno delle domande in merito, su il fatto che nonostante le opportunità e nonostante le molteplici sfide, la percezione rimane, come dire, in qualche modo molto positiva. Al di là di tutte le tensioni che sono emerse negli ultimi tempi, diciamo che le relazioni tra Cina e Unione Europea sono veramente contrassegnate da molti alti, molti bassi per tutto il loro percorso, quindi dalla metà degli anni 70, ma soprattutto dalla, diciamo, i primi anni 90 fino ad oggi. Però ecco, ciò nonostante, l'immagine rimane comunque molto buona per dei motivi che analizzeremo insieme. Quindi, quando appunto cercavo del materiale, cercavo dei sondaggi di opinione per mostrare quella che è la percezione dell'Unione Europea da parte dei cinesi, devo dire, non ho avuto, ho avuto qualche difficoltà, nel senso che sono molto più frequenti i sondaggi di opinione che ci mostrano quella che è la percezione dei cinesi all'estero. Quindi si accennava prima al fatto che è difficile trovare dei sondaggi di opinione che vengono realizzati e che valutano quello che è, come dire, la percezione dell'opinione pubblica in contesti molto particolari. Però ecco, questi due rapporti sono interessanti, questi due rapporti che ho analizzato, per tutta una serie di motivi. In primis perché sono realizzati da team di ricercatori misti, quindi ricercatori cinesi, quasi sempre, cioè in questi due casi, colleghi dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali di Pechino, in team con ricercatori di istituti di ricerca di università europee. Molto spesso all'interno di progetti di bandi che sono finanziati dalla stessa Unione Europea. Questi sondaggi di opinione li ho selezionati perché sono stati realizzati nel 2010 e nel 2020. Quindi quello del 2020 in particolare contiene anche, come dire, alcune considerazioni che emergono in quel contesto specifico. Nel 2020 è già scoppiata la pandemia, nel 2020 ci sono state tutta una serie di critiche all'operato del governo della Repubblica Popolare nei confronti, come accennava prima il professor Pasquinucci, appunto il mancato rispetto dei diritti umani nei confronti appunto della minoranza uigura della regione autonoma del Xinjiang, ma anche nei confronti del movimento democratico di Hong Kong. E quindi ecco, diciamo che la percezione comunque tiene conto anche di questi elementi di tensione, per non parlare poi, se vogliamo, anche di quelle che sono state le reazioni a uno degli ultimi documenti pubblicati dalla Commissione Europea, EU-China Strategic Outlook, dove, del marzo del 2019, dove
la Cina veniva rappresentata come un partner di cooperazione, un partner negoziale, ma anche un concorrente economico e un rivale sistemico. Quindi diciamo viene presentato un quadro, come dire, se vogliamo, contraddittorio, che però questo rappresenta un po' la natura della, diciamo così, della Repubblica Popolare Cinese. Perché ho selezionato questi due sondaggi? In primo luogo perché in realtà è lo stesso sondaggio che è stato somministrato a distanza di 10 anni ad un campione di 3.000 persone, certamente non molto rappresentativo, però interessante perché appunto è lo stesso sondaggio distribuito in 6 città che sono state selezionate sulla base della differenza in termini di grandezza, di localizzazione geografica, di livello di sviluppo economico, insomma si va dai 26 milioni di Shanghai agli 8 milioni di Nanning, ai 12 milioni di Xi'an, eccetera, eccetera. Quindi sono, diciamo, città distribuite, come dire, in zone più o meno sviluppate, eccetera, eccetera. L'età del campione va dai 18 ai 75 anni e la modalità di somministrazione nel 2010 era diretta, nel 2020 online. Questo cosa significa? Che il campione è, come dire, fortemente rappresentato soprattutto da una componente giovanile, soprattutto una componente istruita, sono gli studenti universitari che sono maggiormente rappresentati. E poi c'è naturalmente l'aggiornamento dei quesiti e quindi l'impatto, le tensioni generate dalla Belt and Road Initiative, ci ricorderemo tutti prima dello scoppio della pandemia, la forte tensione emersa soprattutto da parte appunto per il nostro governo perché aveva siglato il memorandum d'intesa per la Belt and Road Initiative con Pechino, ma anche l'impatto appunto della pandemia del Covid-19 e anche l'impatto dei social media. Noi sappiamo che la comunità degli internauti cinese è sicuramente una delle principali a livello mondiale. Stiamo raggiungendo il 1 miliardo di utenti e quindi diciamo che rappresenta una componente molto importante che bisogna tenere in considerazione quando appunto si fanno anche sondaggi di questa natura. Quali sono i principali esiti dei sondaggi? Naturalmente le voci sono tantissime, ho cercato di sintetizzare al massimo senza però banalizzare, perché ovviamente è importante, poi se vorrete vi metterò a disposizione il link di questi due rapporti che sono in inglese, però insomma ci sono delle tabelle che sono interessanti da controllare. Quindi quali sono i principali esiti dei sondaggi? Beh, innanzitutto emerge una buona conoscenza di base del ruolo dell'Unione Europea sulla scena internazionale. C'è una forte percezione, sicuramente quella del 2020 è maggiore rispetto a quella del 2010, e però ecco, l'Unione Europea viene percepita sicuramente come uno degli attori più influenti a livello mondiale, come un modello di integrazione politica riuscita. Molto spesso si parla proprio di modello Cina nelle visioni di queste, insomma, anche dell'opinione pubblica, anche della, come dire, del cinese che è osservatore, che non è esperto. Viene percepita come uno dei partner nei rapporti bilaterali con Pechino. Quindi è molto importante questo significato che viene dato alla partnership, quindi è un partner, diciamo, posto sullo stesso livello. E come vi dicevo prima, è uno degli attori più influenti a livello mondiale, sia da un punto di vista economico, per le ragioni che accennava prima il professor Pasquinucci, il fatto di essere appunto tra i principali partnership commerciali, uno per l'altro, come vedremo dal 2020 la Cina è il principale partner commerciale dell'Unione Europea, ha superato gli Stati Uniti dopo 15 anni, ma anche da un punto di vista politico. E l'Unione Europea, nonostante tutto, viene percepita anche come fondamentale per l'iniziativa Belt and Road. Qui naturalmente sarebbe interessante indagare se è una percezione generalizzata oppure se è una percezione riferita ad alcuni stati in particolare. Naturalmente se pensiamo alla Serbia, se pensiamo all'Ungheria, certamente la Belt and Road Initiative è un'iniziativa ben maggiore rispetto a quello che può avere per un paese come la Germania o altri paesi. È una cosa molto interessante che quasi la metà del campione ha espresso un giudizio negativo in merito alle risposte date dall'Unione Europea per fronteggiare la pandemia del Covid-19, ma la maggioranza si è detta positiva in merito al futuro delle relazioni.
Quindi sembrerebbe che la percezione sia, come dire, molto buona, però ecco, bisognerebbe fare alcune considerazioni. E qui un po' mi riallaccio a quanto diceva nella sua introduzione il professor Pasquinucci. Innanzitutto il fatto che l'opinione pubblica, in un contesto non democratico come quello della Repubblica Popolare Cinese, non si forma in modo indipendente. Quindi evidentemente le percezioni sono influenzate dalla narrativa ufficiale che emerge dai discorsi, dai documenti, dai media e dagli account social delle varie istituzioni governative. Teniamo conto che le principali fonti di informazione dei cinesi sono nell'ordine internet, televisione, giornali. E voi sapete che all'interno di questi tre canali di comunicazione il filtro della, come dire, della censura è molto forte. Ma bisogna dire anche che le percezioni sono influenzate anche da esperienze personali. Relazioni con la diaspora cinese in Europa, che come sapete è una delle più importanti, ma anche le esperienze personali di viaggio. Bisogna tenere in considerazione che l'Europa rappresenta una delle principali mete turistiche, rappresentava, diciamo, prima del Covid, una delle principali mete turistiche della classe media in fortissima crescita. Vi do solo un dato per capire di che numeri stiamo parlando. Nel 2000, all'inizio del 2000, la classe media cinese era composta da circa il 3% della popolazione. Negli ultimi sondaggi del 2018 ha raggiunto oltre il 50%, quindi stiamo parlando di circa 700 milioni di abitanti, che ha un potere d'acquisto analogo a quello nostro. Quindi, insomma, stiamo parlando anche di una componente molto numerosa che viaggia, che apprezza tutta una serie di la cultura, il fatto che comunque l'Europa è una grande civiltà, eccetera, eccetera, e che quindi riporta posizioni positive. Però ecco, mi soffermerei soprattutto sulle prima considerazione e sulla seconda. Quindi perché dico questo? Perché effettivamente se uno guarda questi dati e quindi ad un osservatore curioso, a un lettore attento, ma non esperto, come dire, non sono dei dati scontati, non sono dei risultati scontati, alla luce del fatto che le relazioni tra Cina e Unione Europea si basano su un rapporto fortemente asimmetrico sotto molteplici punti di vista. In primis, per esempio, dal punto di vista delle dimensioni, della popolazione, del potere economico, basti pensare che alcune province cinesi sono paragonabili a singoli stati dell'Unione Europea. Qui vi faccio un esempio, faccio per dire la regione del Zhejiang, in termini di popolazione, la regione del Sichuan, che superano appunto i 100 milioni di abitanti, sono, come dire, alla stessa stregua di alcuni paesi dell'Unione Europea, oppure il prodotto interno lordo di moltissime delle province cinesi superano quelli di alcuni paesi europei, naturalmente sto parlando dei più piccoli. Però ecco, già qui c'è una forte asimmetria nel mettere insieme due partner così differenti, ma anche da un punto di vista politico e ideologico. Sono espressione di sistemi politici diversi, di valori politici agli antipodi, no? Da un lato abbiamo un'istituzione di governance multilivello sui generis con una sovranità parzialmente condivisa, composta da un blocco di 27 stati democratici nazionali, dall'altro lato abbiamo invece uno stato centralizzato autoritario, il cui governo esercita appunto la propria giurisdizione su oltre 30 unità subnazionali e su oltre 1.400.000.000 di abitanti. Da un lato abbiamo un attore liberale normativo che enfatizza libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, importanza delle istituzioni, e dall'altro lato abbiamo invece un attore realista che rigetta i principi e valori occidentali, dà invece priorità ad altri aspetti, che sono appunto la stabilità politica, lo sviluppo economico, l'unità nazionale, la coesione sociale, eccetera, eccetera. Ma sono asimmetrici anche dal punto di vista degli interessi e delle priorità a livello geopolitico, no? Gli interessi, diciamo così, strategici della Unione Europea sono prevalentemente concentrati nell'Europa nord-orientale, nella sponda sud del Mediterraneo. Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare una delle peggiori crisi migratorie della storia, mentre per quanto concerne la Cina, sicuramente gli interessi sono più proiettati nell'Asia Pacifico, dove i problemi vanno appunto dalla questione taiwanese, dai problemi legati alle
diatribe nel Mar Cinese, soprattutto nel Mar Cinese meridionale, ma anche per esempio la questione del nucleare coreano. Ma anche da un punto di vista della visione dell'ordine internazionale sono asimmetrici. Basti pensare soprattutto al futuro dell'attuale ordine internazionale liberale che la Cina vorrebbe contribuire a riscrivere, se non totalmente a sovvertire, per renderlo più confacente a quelli che sono i propri interessi. Badiamo bene, un ordine internazionale liberale che comunque ha consentito alla Cina di crescere e di inserirsi appunto in un contesto, come dire, aperto e ordinato. Ma diciamo ci sono problemi anche nel considerare quelli che sono i rapporti. Il rapporto Cina-Unione Europea è un rapporto su diversi livelli. Pechino e Bruxelles sono unite innanzitutto da una partnership strategica globale dal 2003. Accenneremo brevemente ad ognuno di questi livelli, ma la Cina popolare intrattiene degli importantissimi rapporti anche con i singoli stati membri. Non solo, la Cina popolare intrattiene anche dei rapporti molto particolari con dei raggruppamenti specifici di stati. Possiamo citare come esempio l'iniziativa 16-17+1, che poi è tornata ad essere 16 dopo appunto le tensioni con la Lituania che hanno portato il paese appunto a ritirarsi da questa iniziativa. Cosa si può dire di questa partnership strategica globale che Cina e Unione Europea hanno siglato nel lontano 2003. Bisogna innanzitutto tornare un po' indietro e cercare di capire, perché al di là delle motivazioni economiche che rappresentano un po' il leitmotiv di tutta la di tutti i rapporti tra questi due tra queste due parti fin dall'avvio di relazioni diplomatiche del 1975, la ratio di questa partnership può essere compresa se si riflette sul contesto internazionale dell'epoca. Nel 2003, se vi ricordate, diciamo si è assistito ad una delle peggiori crisi delle relazioni euroatlantiche, la gestione della guerra in Iraq, le differenti visioni della politica internazionale, emblematica l'espressione dello storico Robert Kagan, secondo la quale gli americani vengono da Venere e gli europei da Marte. E all'epoca Romano Prodi faceva appello alla costituzione di un nuovo ordine per la gestione degli affari mondiali. Insomma, all'epoca, siamo all'inizio degli anni 2000, l'Europa era desiderosa di mostrare la propria rilevanza sulla scena mondiale. E quindi l'idea di creare questo partnership strategica con la Cina avrebbe potuto dimostrare la capacità di Bruxelles di perseguire un ruolo indipendente sulla scena mondiale. Quindi diciamo che laddove per Pechino il rafforzamento della relazione poteva essere utile per deenfatizzare le differenze e coltivare le convergenze, per Bruxelles c'era proprio la convinzione che questa politica di engagement nei confronti di Pechino avrebbe potuto fungere da catalizzatore per un cambiamento sociale e politico nel paese e quindi contribuire, anche se vogliamo, a portare una maggiore apertura e trasparenza nel paese, nella convinzione che proprio una Cina più aperta, democratica e politicamente liberale sarebbe potuto essere una partner affidabile nella gestione di questioni di reciproco interesse e avrebbe reso magari meno probabile l'emergere della Cina come potenza destabilizzante e revisionista. Noi sappiamo che la sigla di questa partnership strategica rimane ad oggi uno dei più importanti traguardi politici raggiunti tra le due parti, perlomeno a livello così teorico, nel senso che bisogna dire che non ha prodotto prodotti di grande rilievo, tantomeno di rilevanza strategica. Però è importante perché questa partnership si è, come dire, accompagnata a tutta una serie di documenti molto importanti da ambedue le parti. Tenete conto che l'Unione Europea è stata la prima area geografica a vedersi dedicata un cosiddetto libro politico da parte di Pechino. I libri politici sono una categoria particolare di libri bianchi all'interno dei quali la Cina esplicita quelli che sono proprio gli interessi verso quella determinata area. Ad oggi sono stati dedicati 5 libri bianchi, uno appunto all'Unione Europea, che poi è stato anche come dire, aggiornato intorno alla metà degli anni 2010, uno nei confronti dell'Africa, America Latina, Caraibi, paesi arabi e infine appunto all'Artico. Quindi diciamo che
c'è un forte interesse che ha ovviamente a tutta una serie di dinamiche che portano appunto la Cina a manifestare un certo interesse nei confronti di determinate aree. Quindi diciamo che la Cina e l'Unione Europea sono legati da una partnership strategica globale da oltre 20 anni. Ma come vi dicevo prima, la Cina intrattiene dei rapporti particolari con i singoli stati membri. Facciamo l'esempio della Germania. Cina e Germania sono uniti da una relazione speciale, anche in questo caso abbiamo una partnership strategica a 360 gradi, e anche qui si tratta di legami di natura prevalentemente economica. Secondo dei dati aggiornati al 2019, al 2020, la Germania è il principale partner commerciale della Cina e il commercio bilaterale ha conosciuto un vero e proprio salto, passando da 12 milioni di euro nel 1993 a oltre 200 miliardi di euro nel 2020. Non solo, la Germania è stata una delle principali destinazioni degli investimenti diretti esteri cinesi in Europa fino al 2018 e a sua volta la Cina rappresenta una delle principali destinazioni per gli investimenti delle aziende tedesche. Il terzo livello di relazioni è appunto il rapporto tra Cina e raggruppamenti di paesi. Il caso dell'iniziativa 16+ è sicuramente una delle più interessanti, perché ovviamente laddove appunto è stata presentata dalla Cina in termini di opportunità, evidentemente per Bruxelles, come dire, è stata interpretata come una sorta di strategia di divide timbera che ovviamente è in grado di minare la coesione economica e politica dell'Unione Europea, tenuto conto che include, oltre ad 11 stati membri dell'Unione Europea, oramai 10, anche 5 paesi balcanici aspiranti membri dell'Unione Europea. Quindi ecco, questi sono la peculiarità, se vogliamo, dei rapporti tra Cina e Unione Europea. Quindi rapporti su più livelli, un rapporto basato su asimmetrie assolutamente evidenti, però ecco, quello che tiene unito, diciamo, tutta questa impalcatura è sicuramente le relazioni commerciali. Tenete conto che appunto Cina e Unione Europea sono tre principali protagonisti del commercio globale. Nel 20 la Repubblica Popolare è diventato il primo partner commerciale dell'Unione Europea, superando gli Stati Uniti d'America, mentre dopo 15 anni, in cui appunto era seconda agli Stati Uniti d'America, mentre l'Unione Europea si è confermata il principale partner commerciale della Cina. Questo è una, come dire, è una, un aspetto veramente di fondamentale importanza per capire anche la posizione della Cina popolare oggi davanti appunto alla guerra in Ucraina. E quindi su cui magari dopo, se vorrete, possiamo spendere qualche parola in più. Naturalmente la relazione va oltre anche la sfera economica, c'è una collaborazione assolutamente articolata in vari pilastri dove la dimensione people to people sta assumendo un ruolo sempre più importante. Quindi stiamo parlando naturalmente di rapporti legati soprattutto a scambi culturali, scambi tra giovani, sport e quant'altro. Vi dicevo prima, per capire anche gli esiti dei sondaggi che vi ho mostrato prima, e quindi anche per, come dire, non stupirci più di tanto di quelli che sono gli esiti di questi sondaggi e di quella che è la percezione dei cinesi, con tutti il distinguo che abbiamo fatto prima, bisogna capire che le relazioni tra Cina e Unione Europea, o precedentemente Comunità Economica Europea, hanno conosciuto, come dire, un trend fluttuante dal 1975, quando appunto sono state avviate relazioni diplomatiche tra le due parti. Bisogna dire subito che negli anni della Guerra Fredda le due parti avevano, come dire, un ruolo marginale, se vogliamo subordinato, rispetto appunto alle due superpotenze. E se vogliamo anche l'avvio di relazioni diplomatiche si inserisce in un contesto più ampio, che era quello dell'avvicinamento tra Cina e Stati Uniti d'America. E fin dal principio le relazioni sono state appunto contrassegnate dall'importanza delle relazioni soprattutto commerciali.
Abbiamo poi una fase di crisi nel post-89, a seguito naturalmente dei fatti di Tiananmen, della condanna, delle sanzioni, dell'embargo, il fatto che la Cina sia stata sottoposta all'embargo, che è ancora in vigore ed è uno dei problemi che, come dire, ancora si discute tra le due parti e che in qualche modo rende ancora più, incredibile il fatto che appunto queste due parti siano riuscite comunque ad unirsi in una partnership strategica. E quindi abbiamo poi l'epoca d'oro appunto è l'epoca in cui, vi accennavo prima, c'è la sottoscrizione della partnership strategica, sono anni importanti in cui appunto da una parte e dall'altra si vuole sfruttare appunto la possibilità, anche se vogliamo, di creare, si parla di vera e propria luna di miele, la possibilità di costituire, tra virgolette, un asse da contrapporre all'egemonismo statunitense. Tutto questo naturalmente rimane un po' nelle lucubrazioni degli studiosi, dei policy maker cinesi, però ecco, è interessante vedere come questo clima generale abbia in qualche modo potuto contribuire all'avvicinamento e alla creazione di un rapporto così stretto rispetto almeno sulla carta. Abbiamo poi gli anni del disincanto, gli anni innanzitutto dell'ingresso di nuovi membri dell'Europa centrale orientale, che in qualche modo hanno rappresentato un problema per la Cina, perché molti di questi paesi sono più sensibili al tema dei diritti umani, ma abbiamo anche la crisi dell'euro, il declino del settore industriale, l'elezione di politici assertivi in molti paesi dell'Unione Europea, da Sarkozy ad Angela Merkel, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che c'è soprattutto la crescente difficoltà nella gestione di un rapporto tra due entità fondamentalmente differenti, e che è sempre più evidente dopo l'allargamento dell'Unione Europea a 28 paesi, insomma. C'è poi sono gli anni della rinnovata comprensione, la politica responsabile che la Cina adotta all'indomani dello scoppio della crisi finanziaria globale, e quindi la rassicurazione nei confronti dei leader europei, dei mercati finanziari, che la Cina avrebbe continuato ad investire nelle obbligazioni dell'area euro, che avrebbe sostenuto la moneta, eccetera, eccetera, e poi appunto siamo ripiombati in un periodo di rinnovate incertezze e contraddizioni. Questo periodo di rinnovata incertezze e contraddizioni, è un po' l'epoca che stiamo vivendo oggi. E quindi quando magari un documento politico della Commissione europea all'interno dello stesso periodo viene fuori che la Cina viene considerata come un partner di cooperazione con cui l'Unione europea ha obiettivi strettamente allineati e un partner negoziale con cui l'Unione europea deve trovare un equilibrio di interessi, ma al contempo è anche un concorrente economico nel perseguimento della leadership tecnologica e soprattutto un rivale sistemico, allora noi ci rendiamo conto che, c'è una certa difficoltà a individuare, se vogliamo, a dare un ruolo, se vogliamo, preciso a questa partnership. E tutto questo naturalmente viene recepito, ma in qualche modo c'è sempre l'importanza di fondo che è legata soprattutto all'aspetto economico. Quindi, ci sono dei punti di frizione che sono molto evidenti, ne abbiamo accennato qua la presenza di una molteplicità di voci in seno all'Unione Europea, il fatto che non esiste una singola politica dell'Unione Europea nei confronti della Cina, ma c'è un approccio del minimo comune denominatore, ci sono poi le sfide legate all'allargamento dell'Unione Europea e il crescente anti-europeismo appunto in Europa, la Brexit che ha fortemente danneggiato la Repubblica Popolare. Ci sono poi anche delle questioni critiche nelle relazioni Cina-Unione Europea, dall'embargo sulle armi alla mancata concessione dello status di economia di mercato, alla percepita aggressività della politica degli investimenti, mancanza di trasparenza in seno alla Belt and Road Initiative, eccetera, eccetera, che rimandano tutti a quello che è il dilemma principale dell'Unione Europea che la Cina percepisce. E poi c'è appunto tutta la polemica sulla pandemia del Covid-19, tutta la polemica legata alla vera natura di quella che è stata definita la diplomazia delle mascherine, che appunto la diplomazia del lupi guerriero ha contribuito a smascherare, cioè il fatto che comunque la Cina volesse in qualche modo imporre la propria, interpretazione sulla diffusione del virus, eccetera, eccetera, e quindi cambiare
l'immagine che gli altri si erano fatti della Cina popolare da paese untore a paese salvatore. Quindi diciamo che alla luce di tutte queste cose che vi ho detto, chiedo scusa se mi sono dilungata un po' troppo, vi vorrei dire che per chi conosce la Cina, per chi studia la Cina, queste contraddizioni che emergono e che in qualche modo possono rendere anche, come dire, un po' sorprendenti gli esiti di questo, di questi sondaggi, non dovrebbero stupire più di tanto. Perché, come vi dicevo prima, al di là di tutto, al di là della simmetria, al di là dei problemi, al di là delle controversie, eccetera, eccetera, quello che rimane chiaro, soprattutto per la leadership della Repubblica Popolare Cinese, è che la relazione con l'Unione Europea rappresenta una relazione di fondamentale importanza. E questo alla luce anche dell'attuale crisi. Quindi l'interesse della Cina è di ricucire i rapporti con l'Unione Europea e tutto questo viene un po' trasmesso. Quindi, come vi dicevo prima, naturalmente questi sondaggi di opinione sono filtrati da quello anche che è il punto di vista, in questo caso, della leadership, però ecco, in questo caso io dai miei studi posso confermare che l'immagine che viene fuori è proprio conferma anche quelle che sono le mie percezioni. Ecco, è sorprendente vedere come raramente nelle risposte di questi sondaggi compaia la percezione dell'Unione Europea come nemico, come concorrente, eccetera, eccetera. Quindi proprio il termine, lo stesso nemico, è quasi presente, ma è condiviso dallo 0,0% della popolazione. Mentre invece, per esempio, c'erano degli stessi quesiti che mettevano in paragone l'Unione Europea con Stati Uniti e con Russia, la stessa Russia, invece che davano appunto esiti differenti. Quindi io ho terminato, spero di essere stata chiara, di non aver sforato troppo nei tempi che mi erano stati attribuiti e ora mi taccio e restituisco la parola al professor Pasquinucci. Grazie. Grazie moltissimo alla professoressa Barbara Onnis, perché mi sembra che abbia fornito una panoramica molto puntuale, molto ricca, articolata, densa di stimoli e suggestioni, nonostante le difficoltà comprensibilissime che si trovano quando si cercano fonti attendibili per analizzare, diciamo, questo argomento. Quindi la ringrazio moltissimo perché ha offerto un contributo di molto rilevante, direi. Non so se la dottoressa Salvi vuole prendere la parola un attimo, se posso andare avanti con i lavori. Grazie professore, 2 secondi vi interrompo perché ho una comunicazione per tutti i partecipanti, perché vedo anche le domande che stanno arrivando in chat. Ripeto, registrazione e le presentazioni vengono pubblicate sulla pagina che avete utilizzato per iscrivervi all'evento. Seconda cosa, iscrivetevi cortesemente, accedete ai webinar scrivendo per esteso nome e cognome, altrimenti per noi diventa impossibile attestare le vostre presenze. Terza comunicazione, coloro che non si sono iscritti e che chiedono un accesso tramite mail non potranno però poi ricevere l'attestato di partecipazione. E qui mi taccio perché non voglio togliere ulteriore tempo a queste interessanti presentazioni. Bene, grazie. Adesso è la volta della dottoressa Nona Michelige, che è ricercatrice senior presso l'Istituto Affari Internazionali di Roma. La dottoressa Michelige ha conseguito il dottorato in scienza della politica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e ha un master in regionalismo, studi sull'Asia centrale e il Caucaso all'Università Humboldt di Berlino. Dal 2020 scrive per il quotidiano La Stampa su Russia e spazio post-sovietico. I suoi interessi includono la risoluzione dei conflitti nel Caucaso meridionale, il Mar Nero, la cooperazione regionale, nonché la politica estera russa post-sovietica. E quindi molto molto qualificata per parlarci dei rapporti tra Russia e Unione Europea. La ringrazio per aver accolto il nostro invito e per il tempo che ci dedica. Prego, Nona. Ah, grazie mille dell'invito, buongiorno a tutti, cerco di essere più laconica possibile anche perché sono le 11
e ci rimane poco tempo poi per il dibattito. Allora, io comincerei proprio dai sondaggi che il professor Pasquino ci menzionava proprio all'inizio del suo intervento, cioè i sondaggi di Levada Center, che fra l'altro i nuovi sono usciti ieri, che danno non solo il grado di approvazione sul presidente Putin, ma appunto ci danno indicazioni sul tema del nostro incontro, cioè quale sia l'immagine dei russi sull'Europa, e quindi sulla domanda qual è atteggiamento o approvazione dell'Unione Europea su questa domanda, con la possibilità di tre risposte, positiva, negativa, e mi viene difficile da rispondere. I percentuali sono divisi così: 37% dei russi ha un atteggiamento positivo verso l'Unione Europea, 45% negativo, e poi il resto dice che gli viene difficile a rispondere a questa domanda. Quindi stiamo parlando 35% di positività verso l'Unione Europea. L'anno scorso, in questo periodo, questo percentuale aggirava intorno a 48%. Il trend in generale sta in diminuzione, oggi evidentemente più basso, è collegato sicuramente alla guerra e ai sanzioni imposti da parte dell'Unione Europea e non solo degli Stati Uniti, però di solito nei sondaggi non l'Unione Europea messa da parte e gli Stati Uniti da parte, non c'è una domanda che chiede ai russi il vostro rapporto verso l'Occidente, ma cercano sempre di dividere Stati Uniti e l'Unione Europea. E quindi possiamo valutare, insomma, questo atteggiamento verso l'Unione Europea negli anni, e c'è questo trend di diminuzione che non è necessariamente legata strettamente ai rapporti dell'Unione Europea e la Russia, ma piuttosto legata al cambio della natura di governance russo, cioè man mano che il sistema autoritario si trasforma, man mano che va verso dittatura, man mano che si restringono le leggi che appunto restringono l'attività sociale, civiche e politiche della società, vediamo questo approccio dei russi o questo atteggiamento che decresce anche verso l'Unione Europea, cioè perché il rinforzamento della dittatura in Russia non avviene solo attraverso del cambio della legislatura, introduzione delle leggi nel sistema, ma cambia anche attraverso rinforzo di una certa narrativa che la Russia di Putin sta promuovendo già da 2012, cioè dopo il suo ritorno a guida del paese. Infatti, se vediamo, insomma, questi sondaggi durante la presidenza di Medvedev, toccano proprio i livelli altissimi, quando l'approvazione dei russi era positiva verso l'Unione Europea, coincide proprio con la presidenza Medvedev, e ricordiamo che, insomma, all'epoca i rapporti erano piuttosto positivi rispetto a tutti gli altri tempi, cioè era l'epoca anche quando gli Stati Uniti ha cercato di lanciare il cosiddetto reset, che però ha avuto poco successo dopo, perché appunto si è coinciso con il ritorno di Putin al potere, e con la sua convinzione che l'Occidente stava dietro un tentativo di regime change in Russia, perché la decisione del ritorno di Putin nel 2011 ha causato tantissime proteste in Mosca e non solo, e da lì il presidente Putin si è convinto fermamente. Poi è seguita anche la vicenda Libia, la sorte di Gheddafi, e da lì, insomma, Putin si è convinto che l'Occidente
stava dietro a questa rivolta russa organizzata nel 2011. E man mano, insomma, sono cominciati a deteriorarsi le relazioni fra l'Unione Europea e la Russia. Quindi questo, come dicevo, è collegata con rinforzo dell'idea sulla sovranità statale che sta promuovendo Putin da tempo, una sovranità statale che è basata sul potere e non necessariamente sulla legge, tantomeno sul diritto internazionale. Questo modello di governance che è fondata e promossa contro i valori dell'Unione Europea e contro lo stile di governance dell'Unione Europea. Una narrazione che ovviamente discoraggia i paesi post-sovietici di adottare le norme e i sistemi valoriali dell'Unione Europea e il modello di integrazione dell'Unione Europea, perché sappiamo che la Russia di Putin dal 2006 ha avviato il suo progetto di integrazione per i paesi post-sovietici. L'Unione si chiama Unione Economica Eurasiatica, dove ha cercato appunto includere alcuni paesi che appartenevano prima al blocco, all'Unione Sovietica. La narrativa che è basata sostanzialmente sul contro insomma democrazia liberale, che insomma elogia il stile di governance russo, dove molto preso anche dall'idea della spiritualità russa contro la razionalità occidentale. In questa narrativa ovviamente è promossa anche l'idea della multipolarità del mondo e di governance, dove la Russia ovviamente è uno dei pilastri in questo sistema. La narrativa inoltre gira intorno all'idea che la Russia principalmente sta sempre in difesa contro valori occidentali, e essendo in difesa fa molto affidamento ai valori ortodossi cristiani. Quindi vediamo anche questa connessione molto forte che la Russia di Putin stabilisce con la Chiesa ortodossa, con il patriarco prima Alexei II, poi Kirill, attuale patriarco della Russia, e vediamo anche oggi come insomma la Chiesa appoggia l'intervenzione della Russia in Ucraina, ma vediamo anche come il patriarca Kirill insomma definisce i motivi di questa guerra qualcosa necessaria per affrontare i valori liberali che Occidente esportava in Ucraina, in Donbass, perché volevano, lui usa proprio questa espressione, volevano organizzare gay pride in Donbass. Quindi bisognava proprio prevenire questa espansione dei valori occidentali in Ucraina e in particolar modo in Donbass. Allora, però, quello che sta adesso, siamo ovviamente ai rapporti che sono vicino a zero fra l'Unione Europea e la Russia, e erano vicino a zero anche prima, cioè dal 2014. Le prime crepe si notano in realtà dal 2007, dal famoso discorso di Putin, quando lui dichiarò alla conferenza della sicurezza di Monaco che la più grande tragedia del secolo fu quello, il crollo dell'Unione Sovietica. Quindi lì nasce il sentimento che la Russia forse
diventa una Russia revisionista che vuole ristabilire, insomma, riprendere le sue zone di influenza. E dopo un anno succede la guerra in Georgia nel 2008 e nel 2014 poi annessione della Crimea e la guerra in Donbass. Fra l'altro bisogna notare che l'annessione Crimea e la risposta alle politiche europee nel vicinato condiviso, cioè lo spazio post-sovietico, che è il vicinato sia per l'Unione Europea che per la Russia, cioè l'Ucraina a novembre 2013 stava per firmare accordi di associazione con l'Unione Europea quando l'ex presidente Yanukovych ucraino decide di non firmare gli accordi di associazione, accettare la proposta di Russia, accettare i crediti dalla Russia. Questo non è stato ovviamente accettato dalla società ucraina, cominciano le manifestazioni che chiedono appunto che Yanukovych firmi accordi di associazione, lui non fa un passo indietro, manifestazioni durano per 3 mesi e finisce con la fuga di Yanukovych in Russia. In Ucraina arrivano le forze pro-europee, firmano accordi di associazione e questa decisione poi è stato seguito dall'annessione della Crimea. Il 18 marzo 2014 Putin firma il decreto su integrazione della o incorporazione della Crimea nella Federazione Russa. Dopo 2 mesi comincia il movimento separatista nel Donbass, che ovviamente è appoggiata dalla Russia. In quel periodo l'Unione Europea cerca comunque salvaguardare i suoi interessi, i rapporti con la Unione Europea, perché le sanzioni che seguono non sono state introdotte dopo l'annessione della Crimea, cioè sono stati introdotti i sanzioni molto lievi che riguardavano solo le attività in Crimea, cioè alle imprese europee sono stati proibiti di investire sul territorio Crimea e è stato creato una sorta di blacklist di quei personaggi russi che hanno attivamente partecipato nel processo di annessione della Crimea. L'Unione Europea non introduce sanzioni neanche quando comincia la guerra in Donbass, cioè siamo a maggio, quindi in realtà l'evento che scatena reazione forte dall'Unione Europea è questo attacco del Malaysian Airlines quando è stato abbattuto a luglio nel 2014, che ha portato la morte di quasi 300 cittadini europei. E in quel modo l'Unione Europea in quel momento si sente obbligato a introdurre i sanzioni settoriali contro la Russia, e da lì tutte le piattaforme di cooperazione fra l'Unione Europea e la Russia pian piano diminuiscono. Erano 18 piattaforme di cooperazione, arrivano quasi a zero. Però comunque all'epoca l'Europa insieme agli Stati Uniti, quindi con Obama, decidono sì introdurre da un lato dei sanzioni, ma comunque di non accompagnare questa decisione con la spedizione degli armi all'Ucraina, no? Obama rifiuta, insomma, anche sull'insistenza della cancelliera Merkel di mandare armi letali all'Ucraina per difendersi in Donbass, e poi, insomma, con la mediazione di Germania, Francia, in ramo di format Normandia, l'Ucraina e la Russia, è stato raggiunto accordo di Minsk, che poi non è stato mai implementato. Però ritornando adesso alle problematiche che sono come base fra i rapporti della Russia e l'Unione Europea, quali sono questi problemi? Che sono, a mio riguardo, principalmente tre che rendono difficilmente, insomma,
insomma, aggiustabile questi rapporti. Poi adesso in questi tempi ovviamente pensare di un rapporto con la Russia dove Putin rimane in potere è proprio difficile a immaginare, però al di là della guerra, prima della guerra c'erano tre problemi fondamentali, cioè uno era divergenza a livello ideologico, il tipo di governance russo è sempre più in contrasto con il modello liberalismo occidentale. La condotta del Cremlino a livello internazionale è molto lontano da ciò che è considerato in Occidente come un modello di commitment a un ordine internazionale regolamentato. Questa divergenza di valori è un motivo di tensioni inevitabile tra parti, c'è stato sempre. Poi ci sono vari attori a livello dell'Unione Europea, quindi istituzionali e non istituzionali, che auspicano che questa dimensione normativa venga presa in considerazione dai governi europei nel formulare politiche nei confronti di Mosca. Quindi la domanda che sorge è dunque come affrontare il crescente gap valoriale tra la forma di governance russa, che poi la forma di governance russa determina anche il cosiddetto policy making in politica estera russa, e il liberalismo occidentale. Il secondo motivo di tensione riguarda lo status dello spazio post-sovietico. Anche se le istituzioni euroatlantiche non sembravano mai avere l'intenzione di offrire la membership a Ucraina, a Georgia o a Moldova, comunque c'era sempre il consenso all'interno dell'Unione Europea sulla necessità di rafforzare relazioni politiche, economiche con questi paesi attraverso una maggiore uniformazione delle loro strutture di governance con gli standard occidentali. È stata questa la logica che ha portato alla conclusione di programma di partenariato, al partenariato orientale dell'Unione Europea. Mosca, dall'altro canto, interpreta questa politica occidentale come un tentativo dell'Unione Europea di interferire in quello che lui pensa sia una sua zona di influenza. Quindi la domanda in questo caso diventa e diventava, che era difficile insomma rispondere, è come riconciliare visioni divergenti sullo status del vicinato post-sovietico, e non è stato possibile trovare alcun modello per riconciliare da un lato gli interessi dei paesi post-sovietici, perché spesso, insomma, anche nel dibattito italiano vediamo che c'è questo approccio quasi colonialista, cioè vedere Ucraina in questo caso o altri paesi post-sovietici come qualcosa da spartire fra l'Occidente e la Russia, come se basta che si mettono a tavolo l'Occidente e la Russia e decidono il destino di questi paesi, che è un po' anche un mindset da guerra fredda, insomma, dove immaginiamo il sistema bipolare, ognuno con le sue zone di influenza, e quindi è anche sorprendente quanto anche la parte della sinistra italiana, quella che denuncia per esempio il colonialismo americano, poi proietta questo colonialismo verso questi paesi, accettando insomma indirettamente che la Russia abbia qualche diritto di avere le sue zone di influenza, mentre la storia di oggi, la resistenza civica e militare ucraina ci mostra proprio quanto è poco ragionevole togliere la voce a questi paesi, quanto è impossibile decidere il destino di questi paesi senza che questi paesi sono coinvolti proprio a questo processo decisionale sul loro futuro. E la terza questione
che è fonte di insomma, tensione fra l'Unione Europea e quella riguarda la divergenza su un problema più in generale, ovvero sia il sistema di sicurezza euroatlantica. L'Occidente vuole preservare il sistema basato sulla Carta delle Nazioni Unite, sui principi di Helsinki, affermati nel 1975, e sulla Carta per una nuova Europa di Parigi nel 1990. Tutti questi documenti sono in crescente contrasto con il tentativo russo di mantenere la propria influenza sullo spazio post-sovietico e di appropriarsi di una forma di potere di veto sulle attività dell'Unione Europea, sia dell'Unione Europea che della NATO nella regione. Quindi a questo proposito, per condurre una discussione significativa sulla sicurezza europea, era necessario, era da affrontare, ma non è stato mai potuto applicare. Allora, dopo 2014 comunque ci sono stati vari tentativi da parte dell'Unione Europea approcciare la Russia, e all'epoca l'alto rappresentante Federica Mogherini ha lanciato questi cinque principi che bisognava usare nei rapporti con la Russia. Il primo principio prevedeva l'implementazione degli accordi di Minsk, appunto menzionavo prima, e poi ci sono una serie di ragioni perché era impossibile implementare in Minsk, in cui adesso non entro. Il secondo principio era rafforzare le relazioni con i partner dell'Est Europa, quindi con i vicini, ma anche con i partner in Asia centrale. Il terzo principio era rafforzare la resilienza interna dell'Unione Europea, quindi si trattava della resilienza della sicurezza energetica, guerre ibride, comunicazione strategica. Poi c'è un quarto principio, avviare un dialogo con la Russia sul processo di pace in Medio Oriente, e l'ultimo principio riguardava, insomma, non tagliare i rapporti con la società civile russa, ma rafforzare questo people to people contact. Cinque principi che durante di questi 8 anni sono stati difficili tenersi in considerazione, insomma, quando si trattava dei rapporti con la Russia, perché quello che abbiamo visto dopo 2014, guardando la natura del regime dentro la Russia, avvenivano delle cose che rendevano i rapporti sempre più difficili con l'Unione Europea. Parlo per esempio della guerra ibrida che la Russia ha cominciato a condurre contro l'Unione Europea dal 2014, cioè ci sono stati degli episodi anche con rafforzamento della disinformazione in Europa, che hanno portato al deterioramento con questi rapporti. Parlo per esempio tutta una disinformazione montata su Brexit, perché la sensazione era quella che la Russia puntava molto su Brexit, perché vedeva questo come un avvenimento che portava alla disunità europea, alla sua disintegrazione. Abbiamo visto atteggiamenti molto ostili sul suolo europeo, parlo degli avvelenamenti sul suolo britannico, il caso Skripal. Abbiamo visto assassinio di Khashoggi sul territorio tedesco, a Tiergarten, Berlino. Abbiamo visto esplosione della fabbrica degli armi in Repubblica Ceca. Abbiamo visto altri avvelenamenti in Bulgaria, dei personaggi che in qualche modo erano connessi alla fabbrica delle armi in Repubblica Ceca. Quindi vediamo queste azioni ostili nel territorio dell'Unione Europea, che sono stati percepiti ovviamente come minaccia alla propria sicurezza. Ovviamente tutto è stato negato dalla parte della Russia, però poi vediamo anche una sorta di disinformazione intorno al Covid, no? Il Covid è stato sempre percepito come opportunità per la Russia fare la disinformazione all'Occidente e puntare molto sulla
poca capacità dell'Unione Europea a affrontare l'emergenza Covid. Poi sono apparsi vaccini occidentali e la disinformazione si è concentrata contro i vaccini occidentali. Quindi vediamo tutta questa guerra ibrida che la Russia cerca di portare avanti dal 2014 in poi, con unico obiettivo indebolire l'Unione Europea e, ma soprattutto, minare l'unità dentro l'Unione Europea. In modo parallelo la Russia cerca anche di cambiare le cose in Ucraina, cioè questa guerra, quando ci chiediamo perché succede oggi e non è successo ieri, perché ieri la Russia era concentrata su un altro tipo di guerra, cioè sull'Europa ho parlato, anche in Ucraina ha cercato di cambiare il potere attraverso dei proxies che finanziava dentro l'Ucraina, attraverso gli oligarchi pro-russi, attraverso il rafforzamento dei sentimenti pro-russi, che però non ha portato nessuna frutta fino a gennaio. Quindi la Russia subisce in qualche modo disavventure sia sul fronte occidentale, che sappiamo che alla fine il Covid anzi ha portato a maggiore compattezza dentro l'Unione Europea, e subisce anche poco successo dentro l'Ucraina. Insomma, non si arriva a nessun cambiamento con le politiche implementate fino a quel periodo, e lì la Russia insomma decide di risolvere la questione in un altro modo e usare quello che è hard power. Adesso sono 11:24, io purtroppo mi devo fermare perché ho letteralmente 8 minuti, devo stare... D'accordo, grazie mille comunque per questa analisi, che è stata veramente molto molto interessante, molto attenta, che ci ha fornito tantissimi spunti di riflessione e che, diciamo, ha messo in luce alcune problematiche della contemporaneità, dell'attualità, ma era chiaro, diciamo, sotteso a tutto il tuo intervento anche, diciamo, il sostrato storico che esiste in queste problematicità. Noi abbiamo 6-7 minuti, 8 al massimo, per le domande. Ce ne sono due, una per Barbara e una per Nona. Inizierei con Barbara, così facciamo prendere fiato a Nona, ovviamente. La domanda per Barbara è una domanda abbastanza complicata, però, diciamo, confido nella tua capacità anche di sintesi, e cioè: quale potrebbe essere il trattamento che l'Unione Europea in termini di sanzioni economiche potrebbe riservare alla Cina, e se queste sanzioni potrebbero essere comparabili a quelle che attualmente l'Unione Europea sta comminando alla Russia in caso di invasione cinese di Taiwan? Quale sarebbe, insomma, secondo te l'atteggiamento, che capisco che è una domanda molto complessa, però confidiamo molto in te, ecco, diciamo così. Grazie per questa domanda, e grazie anche alla collega Nona, perché anche io ho appreso tante cose, quindi mi riprometto di rispondere brevissimamente, dicendo innanzitutto che vedo assolutamente difficile che ci possa essere un'invasione di Taiwan di questi tempi, perché naturalmente per la Cina sarebbe, come dire, un disastro totale. Già questa guerra in Ucraina viene vista in maniera assolutamente negativa da parte di Pechino, nonostante appunto i rapporti speciali che intrattiene appunto con Mosca. E questo si evince dalla forte imbarazzo emerso dalle numerose dichiarazioni dei governanti, dal ministro degli esteri al Yang Jiechi, che è andato a dialogare appunto con Sullivan, dallo stesso presidente della Repubblica Popolare Cinese. Le questioni sono diverse. I cinesi hanno in programma di riunificare Taiwan, perché Taiwan è considerato essere appunto una parte del territorio cinese. D'altro canto, esiste anche un principio sul quale tutta la comunità degli stati ha, come dire, che ha accolto. Non è un caso che i rapporti diplomatici con la Cina popolare in genere si avviano nel rispetto del principio di un'unica Cina. Ad oggi sono 14 gli stati che riconoscono Taiwan come paese legittimo rappresentante dei cinesi. Tra questi, a parte la Città del Vaticano, quindi lo Stato del Vaticano,
Sono paesi che non sono paesi europei, sono paesi più o meno influenti dal punto di vista geopolitico. Quindi ecco, io penso che che tipo di sanzioni? Sinceramente non so, anche perché abbiamo visto che comunque sia la Cina sia l'Unione Europea hanno investito tantissimo in questo rapporto. Quindi direi che la situazione è completamente differente rispetto a quella che può essere con la Russia. Quindi ecco, sinceramente, come dire, anche l'embargo sulle armi che è stato attivato nel 1989 e che è ancora in vigore, devo dire che analizzando i documenti gli europei non ci fanno una gran bella figura, anche perché è emerso appunto da alcuni documenti che erano stati appunto pubblicati da WikiLeaks tutta una serie di discussioni tra i paesi europei, e comunque i paesi europei hanno continuato a vendere armi alla Cina in tutto questo periodo. Questi sono i dati del SIPRI di Stoccolma che lo rivelano. Quindi ecco, per ora dico che possiamo rilassarci e poi magari potrò essere smentita domani, però ecco, c'è un'altissima probabilità che i cinesi non invadano Taiwan, ripeto, è in programma, e probabilmente il sogno di Xi Jinping non può essere realizzato nel 2049 se Taiwan non sarà parte integrante, però ecco, gli strumenti vogliono essere di ben altra natura. Quindi perfetto. Non so se ho risposto alla domanda, però ecco, sì, soprattutto ci hai dato un po' di speranza, che in questi tempi evidentemente ne abbiamo bisogno. Nona, la domanda per te è, diciamo, se la Russia è persa per sempre da un punto di vista, diciamo, di europeo, ma soprattutto da un punto di vista, diciamo, di possibilità di istituzioni democratiche, o comunque, diciamo, di istituzioni che non siano connotate dall'autoritarismo che attualmente la contraddistingue. Allora, per prevedibile futuro, secondo me sì, almeno per la nostra generazione, perché quando parliamo Putin non intendiamo solo una persona, qua si tratta del putinismo, del sistema che è stato formato, creato, questo potere il verticale da 20 anni ormai, ma il problema della Russia è che non ha mai avuto il periodo della transizione democratica. Solo quello brevemente durante Yeltsin, che però poi ha portato con sé un declino economico, quindi quella forma di governance è percepito dai russi come un governance fallimentare, mentre Putin poi anche grazie ai prezzi alti con petrolio è riuscito a portare alla stabilità economica il paese, e quindi come se i russi hanno fatto poi il patto con diavolo, insomma. Ma il cambio della stabilità economica, non ci lamentiamo troppo sui diritti umani, e quindi il sistema valoriale, il gap fra il governance russo e il sistema valoriale occidentale è molto ampio, e non sarà facile di riavvicinare questi due sistemi, anche in un futuro dove Putin non è più al governo, perché è più facile paradossalmente immaginare che per esempio in autunno Putin non sarà più alla guida della Russia, però questo non cambia molto, perché la Russia ecco, deve avviarsi seriamente verso la transizione democratica, e questione quando la Russia occidentale è ancora più complicato, perché la Russia è un paese molto grande, sicuramente San Pietroburgo e Mosca, se andiamo anche vediamo lo stile di vita, li vediamo molto vicini all'Europa, ma ecco, appunto l'Europa forse finisce lì, insomma, possiamo aggiungere Ekaterinburg, però se vediamo altre realtà, soprattutto realtà rurali della Russia, vediamo quanto sono lontani dall'Occidente in tutto, anche nella loro quotidianità, nel modo di vivere, nel modo anche approcciare la religione, insomma, ma poi non dimentichiamo che la Federazione Russa è fatta da tante etnie, da tante lingue, solo in Caucaso del Nord ne sono
14 lingue diverse, 14 diverse etnie, quindi è difficile che il paese nel suo complesso abbracci quello che è il sistema valoriale occidentale. E quindi da quel punto di vista io integrazione della Russia nel sistema occidentale la vedo molto difficile, però questo non vuol dire che si sarà sempre un rapporto conflittuale con la Russia. La storia della Russia è fatta di solito di cosiddetto up and downs e quindi sicuramente adesso siamo in un processo, in un momento storico che porterà quel down nella storia russa, dove insomma sappiamo c'era questi momenti della rivoluzione del 17, poi il crollo del 91 dell'Unione Sovietica, poi ascesa di Putin, quindi tutto un periodo di down dal 91 fino al 98, poi arriva di Putin e poi adesso forse stiamo avviando verso il processo del declino della Russia, perché innanzitutto questa guerra durerà e poi sicuramente non possiamo immaginare che anche se ci sarà un cessate fuoco la Russia sicuramente non ritirerà le truppe dei territori già presi, e questo vuol dire automaticamente che le sanzioni rimangono, quindi i rapporti tesi fra l'Unione Europea e la Russia continueranno a lungo. Perfetto, grazie. Con questa risposta hai risposto anche a un'altra domanda che metteva appunto in luce il almeno potenziale rapporto che esiste tra la eterogeneità russa, tra l'ampiezza del suo territorio, il numero delle sue etnie e così via, e diciamo la forse necessità di un governo quantomeno forte al centro, il che non significa evidentemente di per sé un governo autoritario, dittatoriale, ma certamente un governo che sia forte, perché appunto ha la necessità di tenere coeso un territorio che è estremamente variegato ed estremamente eterogeneo. Allora, io purtroppo vi devo salutare. Sì, no, allora io sono infatti arrivato alle conclusioni. Ringrazio tanto la professoressa Barbara Onnis quanto la dottoressa Nonna Micaligge per il tempo appunto che ci hanno dedicato. È stato, mi sembra, un webinar di grandissimo interesse. Ringrazio ovviamente anche tutto lo staff che ha organizzato questa lezione d'Europa. Ringrazio il pubblico, perché sono sicuro che ha seguito con attenzione i lavori, e vi do appuntamento alla settimana prossima. Grazie di nuovo a tutti. Grazie a voi, arrivederci. A tutti, anche da parte mia. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Barbara, e grazie. Ciao, arrivederci. Grazie a voi.